Durante il periodo storico noto come età vichinga, molti uomini rischiarono la vita combattendo sulle mura degli scudi. Alcuni combatterono per la reputazione o la ricchezza, altri per difendere le loro case e le loro famiglie. Questi conflitti diedero origine a molte storie che ricordano il coraggio e i successi militari di re e guerrieri. Ma la guerra non è condotta esclusivamente da uomini, né la pura forza era l'unico requisito per vincere le battaglie. In alcuni popoli antichi, come i Celti e i Germanici, non era insolito vedere le donne in battaglia e alcune avevano la reputazione di essere guerriere più coraggiose e abili di molti uomini. Tuttavia, con l'arrivo del cristianesimo in Europa e lo sviluppo di società più civilizzate, le donne furono ridotte a ruoli meno importanti, limitati alla cura dei figli e alle faccende domestiche. Ma per le persone che vivevano nelle lontane terre della Scandinavia, la vita era ancora la stessa di molte generazioni fa. Le donne avevano ancora una certa autonomia e diritti nella società. Le donne norrene mantennero il diritto di scegliere il proprio marito, tranne nei casi di matrimoni politici che potevano essere combinati per favorire il regno. Le donne avevano anche il diritto di possedere terreni a loro nome e schiavi per lavorare nelle loro fattorie. Nella cultura norrena era comune e ben accettato che le donne imparassero a combattere. Dopotutto avevano bisogno di difendere se stesse e le loro case, soprattutto mentre gli uomini pescavano in alto mare o partecipavano a invasioni in terre lontane. Agli occhi di altri popoli contemporanei, la libertà garantita alle donne norrene era vista come qualcosa di retrogrado e spesso inaccettabile. Alcune donne, tuttavia, non erano felici di condurre una vita semplice, in piccole case dove allevavano bambini e alcuni animali rurali. Queste donne coraggiose abbandonarono i loro abiti e gioielli e imbracciarono le armi, diventando guerriere professioniste che vennero chiamate Skjaldmo, le fanciulle dello scudo. A riprova del loro nome, la maggior parte delle guerriere combatteva con scudi, spade e piccole asce. Anche l'uso della lancia era comune, poiché la lunghezza di quest'arma consentiva alla guerriera di attaccare i nemici, rimanendo a distanza di sicurezza. Le testimonianze storiche sulla partecipazione delle donne alle invasioni vichinghe sono scarse, ma molte leggende e poesie parlano di guerriere che combattevano fianco a fianco con gli uomini sulle mura degli scudi. Una delle scudiere più famose fu la Gerta, la cui storia fu scritta dallo storico Saxo Grammaticus. La storia sostiene che la Gerta fu catturata da un re violento che teneva nei suoi domini altre donne rapite da diversi regni vicini. Quando il famoso Ragnar Lodbrok arrivò con il suo gruppo di guerrieri per combattere il re tiranno, la Gerta e il suo compagno riuscirono a fuggire dalla loro prigionia e si recarono all'accampamento di Ragnar. Ragnar fu impressionato dalla ferocia e dalla volontà di Lagerta e consegnò le armi alle donne in modo che potessero partecipare alla battaglia. Con il sostegno delle guerriere, il sordido re fu sconfitto e Lagerta divenne la moglie di Ragnar Lodbrok. Un'altra famosa fanciulla scudiera nelle saghe norrene fu Brunhild, che ebbe un ruolo importante nel Nibelungenlied. Secondo la leggenda, Brunhild era una valchiria, figlia di Odino, ma condannata a vivere come una mortale dopo essere stata in disaccordo con il padre. Brunhild sposerà il leggendario eroe Sigfrido, dal quale avrà una figlia di nome Aslaug, che anni dopo diventerà la seconda moglie di Ragnar Lodbrok. La maggior parte delle donne che accompagnavano i vichinghi nelle loro avventure non erano guerriere, ma con le scoperte dell'archeologia, le prove hanno portato alla luce l'esistenza delle famose scudiere. Una tomba trovata nel 1880 in Svezia conteneva lo scheletro di una giovane donna di circa 20 anni. Vicino allo scheletro c'erano parti di alcune armi come asce, lance e una spada, rivelando che questo era il luogo di riposo di un guerriero. Oggi le donne continuano a dimostrare al mondo di essere tutt'altro che fragili, mantenendo vivo il coraggio e l'orgoglio degli antichi guerrieri norreni.